Confronto schietto e proposte concrete per il territorio. Questo è l'obiettivo del confronto promosso dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa dal titolo Promozione e sviluppo del territorio, aeroporto e impianti eolici, quale futuro? Ringrazio, ha affermato il commissario straordinario del Libero Consorzio, Salvatore Piazza, tutti i partecipanti per il contributo fattivo per la provincia di Ragusa. Si tratta di due tematiche che determinano un deciso impatto nella vita economica e sociale del territorio. Il nostro compito è quello di approfondire le questioni e difendere gli interessi dei cittadini e imprese. Per questo motivo, al termine dell'incontro, è stato anche deciso di chiedere un confronto tecnico con la Capitaneria di Porto di Pozzallo e con le direzioni del Demanio Marittimo di Ragusa e Siracusa sulle richieste di concessioni per la realizzazione di due impianti eolici offshore nel tratto di mare antistante la costa di Pozzallo e anche quella di Ragusa. Sarà il primo passaggio di un iter che vedrà uniti i rappresentanti delle istituzioni, degli enti locali, delle associazioni di categoria e dei sindacati. In un secondo momento, su proposta dell'onorevole Di Pasquale, ci faremo invece portavoce della richiesta di un confronto su queste tematiche con il presidente della regione. Presenti quindi all'incontro, oltre Di Pasquale, anche Stefania Campo, il sindaco di Commiso Maria Rita Schembari, il vice sindaco di Ragusa Giovanna Licitra, il sindaco di Santa Croce Camerina Peppe Di Martino, il sindaco di Scicli Mario Marino, poi l'assessore del comune di Gioratana Giuseppe Castellino, l'assessore del comune di Ispica Giuseppe Barone e ancora i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di CNA, Legacoop, Confesercenti, Confcooperative, ANCE, Confartigianato, SOSVI, Consorzi di Tutela. Nel corso del dibattito il sindaco Schembari ha tracciato la sintesi sulle politiche di gestione dell'aeroporto, evidenziando le grandi difficoltà economiche per gli scali minori, la linea tenuta dal comune a difesa del proprio territorio, le occasioni perse e la sfida per rilanciare gli interessi di Commiso all'interno di SAC, l'importanza dei fondi di ex Insicem, del progetto Cargo, di un nuovo bando per la continuità territoriale, del potenziamento delle infrastrutture a partire dalla Siracusa Gela. Abbiamo chiesto, e spero che in questo il territorio sia unito a partire dai parlamentari regionali, di anticipare l'ultimo stralcio dei lavori che collegherebbe Gela all'aeroporto in 12 minuti. Invece l'onorevole Nello Di Pasquale ha anche proposto di organizzare un incontro con il presidente della regione siciliana per capire quali sono i progetti sugli aeroporti minori, perché il futuro dello Scalibreo va inquadrato nel contesto dell'intera isola e bisogna avere chiaro il piano per tutte le infrastrutture aeroportuali di dimensioni ridotte. Stefania Campo del Movimento 5 Stelle ha ricordato la proposta di legge mai presa in considerazione nel governo Musumeci per una rete unica aeroportuale con una regia centralizzata al Dipartimento Infrastrutture e inoltre ha evidenziato l'urgenza di emanare il nuovo bando per il servizio pubblico di trasporto regionale. Per quanto riguarda gli impianti offshore che si intendono realizzare davanti alla costa ragusana, la richiesta dei presenti è stata quella di avere chiarezza sui progetti presentati per comprendere l'entità degli interventi che si intendono realizzare e regolarsi di conseguenza.